La Madonna di Lourdes incontra i pazienti dell'ospedale Bonomo di Andria e lo fa in occasione della 27esima giornata mondiale del malato. Come da tradizione, l'effigie della Vergine ha percorso tutti e cinque i piani del nosocomio andriese, entrando in ogni singola stanza per incontrare tutti gli ospiti dei reparti, una processione a cui hanno preso parte tanti fedeli riuniti in preghiera. La giornata mondiale del malato è un punto importante ormai da 27 anni nel calendario liturgico della Chiesa, perché pone all'attenzione di tutti un mondo che la Chiesa ritiene tesoro, cioè quello degli ammalati e di coloro che se ne prendono cura. La giornata del malato poi nella festa della Madonna di Lourdes ha un significato ancora più profondo, visto che Lourdes comunque è un luogo particolare, un luogo di spiritualità legata all'esperienza della malattia, della cura e della guarigione, se vogliamo. Al di là della questione dei miracoli o non miracoli, Lourdes richiama ogni anno milioni di pellegrini e soprattutto centinaia di migliaia di persone colpite dalla malattia, perché lì trovano, nell'incontro con la Vergine Maria, trovano la forza e la speranza per affrontare la loro situazione di sofferenza e di dolore.